Allora, questa nostra presentazione di un libro che ha già qualche tempo dietro le spalle non è nuova e non sarà nemmeno, come dire, l'ultima, perché continueremo a presentare questo libro in quanto si tratta di un testo che a suo tempo ha già anticipato tante lezioni che sono state prese tra l'altro da molte persone che nel caso hanno cominciato a capire certe cose. Vediamo sistematicamente su internet, soprattutto su Facebook, da una serie di dichiarazioni che leggo sistematicamente tutti i giorni e che mi tocca spesso contrastare, anche perché c'è un fatto concreto che noi dobbiamo assolutamente sottolineare e dire, e che cioè quando una persona per la prima volta capisce certi concetti, perché certi concetti devono essere assolutamente compresi, se no non vai avanti, allora ritiene di essere stato il primo e l'unico a capire queste cose. Quindi sentiamo sentenziare a tutto spiano, ed è giusto che sia così, perché magari fossero tutti pronti a fare queste sentenze, se sono favorevoli a quello che pensiamo noi. Il testo comunque va oltre all'analisi che si fa sulla situazione economico-finanziaria che noi stiamo vivendo in questi ultimi 20 anni, e propone una soluzione importantissima. Come tutte le soluzioni importanti, sono alla portata di mano di chiunque, perché l'idea dell'utilizzo della cambiale non è stata inventata oggi, è semplicemente una proposta. L'autore del libro è lui, il quale, arzigogolando attorno al problema della moneta alternativa o complementare, si è reso conto che questa moneta già c'è, e già c'è per una regolamentazione internazionale degli anni 30 del Novecento. Volendo, il bello, quello che io voglio sottolineare, poi leggerò tre o quattro frasi di questo libro, il bello della situazione, quello che noi dobbiamo capire e di cui noi dobbiamo renderci conto, non è il fatto in se stesso, il fatto che esista la possibilità di emettere una cambiale, ma il fatto della costante mistificazione di cui noi siamo sistematicamente vittime da moltissimo tempo. È una continua mistificazione. Allora, noi abbiamo vissuto, io ricordo che quando mi sono sposato mi sono fatto tutto l'arredamento della casa con le cambiali, non è che io... Il mutuo l'ho fatto con le cambiali. La rinascita dell'Italia è avvenuta grazie alle cambiali. Alle rate, in generale. Tutto. La grande cinematografia italiana è stata fatta esclusivamente con le cambiali, e ricordo benissimo che lui non pagava mai nessuno. Il cinema italiano, a cominciare da Rossellini, non ha mai pagato niente a nessuno. Io mi ricordo che mi diceva il ginecologo che aveva fatto nascere i figli della nota attrice svedese che aveva sposato Rossellini, mi diceva che Rossellini non aveva mai pagato, però Rossellini andava in giro con macchinoni e tutto il resto. Come Trilussa. Eh? Come Trilussa. Trilussa, ma Trilussa faceva sì, ma Trilussa faceva meno, non faceva la vita di spedire di Rossellini, ma d'altronde gente che giustamente faceva quello che doveva fare, perché la moneta, soprattutto la banconota, è un falso. L'abbiamo detto, l'abbiamo ripetuto, continuiamo a dirlo, la banconota è un falso. E noi la subiamo per la tipologia supina di coloro che sono stati abituati da almeno 2000 anni a subire passivamente quello che qualcuno gli impone a martellate o con gli incendi, con i fuochi, con i bombardamenti, è la stessa cosa. A questo punto mi ricordo il titolo di un bellissimo libro di quello che poi è stato Costanzo Preve, il maestro di Diego Fusaro, che il suo libro più importante è appunto intitolato Bombardamenti etici, perché i bombardamenti sono sempre etici. Bombardi è quello che dà subito ragione, come tu lo bombardi e lo ammazzi ti dà perfettamente ragione.
come è successo ad esempio a Roma, dove l'ultimo attuale presidente o pseudo presidente, che noi quante volte l'abbiamo denunciato, quando è stato eletto presidente, che è andato alle fosse ardeatine, ma non si è ricordato dei 5.000 morti che ci sono stati a Roma con i bombardamenti anglo-americani. No, bisogna ricordare non i 30.000 di Foggia o i 5.000 di Isernia. Vabbè, parliamo di Roma. Parliamo di Roma. 30.000 praticamente è tutta la città di Foggia, Io sono di Foggia. Ah, lo sai allora. Sì, erano fascisti, scusate. Però di questo nessuno dice niente. No, il bello, quello che voglio sottolineare, non è la vegliaccheria di chi non lo dice, ma di un fatto di carattere strettamente psicologico e sociologico che riguarda le realtà che noi viviamo. Perché questa realtà riguarda anche sostanzialmente il problema monetario. Cioè noi subiamo passivamente l'utilizzo di una banconota inesistente, perché l'euro come banconota è inesistente, non esiste. Se noi paragoniamo l'euro, banconota, alla cambiale, che è invece un foglio di pagherò con la firma di chi decide di pagare. In fiducia, alla fiducia vostra, donna Carmela, come diciamo. Sì, signore, sì, signore. Sulla fiducia, anzi io ricordo uno, che era uno dei capi del Consiglio Nazionale dei Chimici, che quando parlava diceva sempre fiducia. E ricordo sempre quella figura di cui parlo degli anni 60. Quindi sono tutte cose che noi dobbiamo prendere in considerazione proprio quando noi ci accingiamo a parlare di questo testo. Qual è l'importanza di questo testo? È perché questo testo è unico. Perché di libri ormai di critica della situazione finanziaria, economico-finanziaria collegata con l'Unione Europea, ne stanno uscendo a iosa, ma non c'è nessuno di questi, e questa è la cosa più importante, che proponga la soluzione. E la soluzione più semplice, quella che è sotto gli occhi di tutti, la cambiamo. Noi quante volte consigliamo, se voglio andare a comprare un elettrodomestico, vai dal negoziante e gli dici la prendi la cambiale? No, allora non ti compro l'elettrodomestico, perché la cambiale vige oggi come vigeva allora. Ripeto, la cambiale è l'unico strumento alternativo di proprietà della persona che paga, di proprietà. Ecco perché noi continuiamo a proporre la cambiale, che lui chiama cambiale sociale, creando un po' di confusione, diciamo pure, perché le persone di fronte alla cambiale già che cosa hanno fatto intanto? Noi abbiamo fatto molti esperimenti. Adamnatio memoria. Adamnatio memoria. Noi abbiamo fatto molti esperimenti. Parliamo di cambiali e nella psicologia collettiva la cambiale è associata a debito. Ma anche giù una vergogna. Vergogna. Anche una vergogna. Io non faccio mai cambiare. Mai cambiare. Però te pigli gli euro a gratis. Cioè dai dei soldi a un'associazione di delinquenti, com'è la Banca Centrale Europea. 2.600 miliardi di debito, non è che sono usciti così fuori come funghi, escono fuori da un processo, diciamo, di funzioni successive derivate dall'emissione incontrollata perché non c'è nessuno che controlla, tra l'altro, da parte della Banca Centrale Europea e delle banche centrali nazionali e commerciali. Come? Siamo qui per quello. Allora, questi difetti che a noi ci sembrano per me assolutamente nuovi, quindi è una botta, però la moneta c'è sempre stata, non solo c'è sempre stata, ma c'è sempre stata ovunque. Un certo Gengis Khan, intorno al 1200, ma non era la banconota euro, lui ha inventato la moneta, no? I veneziani gli vendevano le monete. Ma comunque, ai mongoli erano i veneziani che speculavano, non i veneziani qualunque, i banchieri di una certa etnia che speculavano anche sull'invasione mongola. Pure. Sì. I veneziani nel 1200? Sì, come la? Sì. Però anche prima i lombardi che speculavano con i francesi. Ma c'è d'accordo? Allora, attenzione. Sembrerebbe una necessità assoluta per la conciliazione di scambio. Attenzione, allora. Fammi finire il metodo.
il problema, il problema è fondamentale, ecco, per esempio questa domanda qui è indicativa di quanto sia fondamentale il problema. Se noi non sappiamo le ragioni e il perché è nata la carta moneta, la banconota, non capiamo nemmeno perché c'è la truffa della banconota. Non capiamo perché è stato assassinato Aldo Moro e non capiamo perché è stato assassinato John Kennedy. Non sappiamo perché e non capiamo perché è stato assassinato Lincoln. È tutto lì il problema. Già allora. Da allora, certo. Anche prima. Lincoln, Lincoln e il Presidente della Repubblica che è succeduto dopo un altro Presidente, che era un fedelissimo di Lincoln, e per precauzione è stato assassinato, io non ricordo più. C'è una cosa, no, voglio aggiungere una cosa. Forse Jefferson. No, certamente. Voglio aggiungere Jefferson una cosa. Roba di cent'anni prima. Che, parlo di Lincoln, che, a 1865. A proposito di Lincoln, il Nord perdeva la guerra di successione nei primi due anni, stava perdendo. Ad un certo punto dovevano fare un riarmo, una diciamo, ulteriore spinta al riarmo, per poter contrastare il Sud e per andare a acquistare armi, diciamo, una barca di soldi. Siccome i banchieri ebrei inglesi gli avevano chiesto attorno al 40% di interesse l'anno, Lincoln, che non era scemo, aveva capito benissimo che era la questione, ha detto, no, sai che facciamo? Facciamo i cosiddetti greenback, cioè le cambiali con il retro verde. Verde. Questa soluzione ha permesso nel giro di un anno al Nord, praticamente nel 65, di vincere la guerra. Siccome aveva vinto, aveva visto, gli americani del Nord avevano visto la capacità intrinseca di tutto questo gioco del potere monetario, della moneta di Stato, della diciamo moneta noi virtuale, hanno detto, hanno creato il partito dei greenback, che è stato uno dei partiti, circa il 18% del Parlamento, sì, il Parlamento, sì, il Parlamento americano, il Parlamento. È valso circa il 18% dal 1865 al 1890, dopodiché hanno fatto fuori tutti. Tutti i leader sono stati più o meno palesemente ammazzati. È sparito ovviamente il partito. Ma c'è, nel libro c'è spiegato, cioè, anche c'è l'elemento di base che mi sfugge. C'è anche un'utilità dell'oggetto, per cui tutto si presenta come un oggetto utile, no? Mettiamo il caso. Parla più forte, non ti sento bene. Mi spiego bene. C'è un fatto che cerco di capire. Allora, la moneta... Se alzi le voci in modo tale che venga registrata. La moneta, di per sé stessa, si presenta come oggetto immediato. Cioè, la moneta è una cosa e la banconota è un'altra. Bisogna avere le idee chiare a questo punto di vista. Io parlo di moneta. Denaro è una cosa, moneta è un'altra e banconota è un'altra. Parlo della moneta. Diciamo così, ecco, con attestato quel simbolo che è garante di, come oggetto immediato, mi spiego? Quindi significa che a vista chi sono, questo oggetto subito viene riconosciuto in quanto tale. Quindi significa non comporta che quell'immediatezza per cui non è un agente nello spazio e nel tempo, lì sul momento. Un po' più in là ci sono quelle situazioni che passano attraverso una mediazione. Cioè significa dire, io non porto con me delle monete, ma porto con me un pezzo di carta che garantisce, mettiamo come discorso anche delle crociate. Non garantisce oggi. Ecco. Quello è il punto. Però il funzionamento di base, adesso cerco di capirlo. A questo punto c'è che cosa? Evidentemente non è quell'immediatezza, ma c'è il fatto che poi io sono quello che fa garanzia, perché dice, sono io che ho firmato questo oggetto. A questo punto, nello spazio-tempo, è quasi fosse traslato la relazione. Non è così, tu subisci come la stragrande maggioranza. Io partivo del discorso di base per una vessazione psicologica imposta da un regime che è come multinazionale. Sì. Quindi è un regime, è una bubola che diciamo sopprime qualunque altra idea che possa venire in merito. Prendo un attimo la parola, poi la ricetto di nuovo a Giorgio che deve leggere una cosa.
Io vi faccio cercare di ricordare quando avete imparato ad usare la moneta. Sì. Sicuramente a tutti è capitato di avere la mamma che ti dà la monetina da 100 lire e ti dice vai al bar a comprarti il gelato. Quella è la frase. È lì la storia che comincia. E nessuno però ti dice che ci vuole una patente per, per usare il denaro, come per guidare la macchina, come per avere un commercio, come per insegnare, come per qualunque attività umana. Devi avere delle competenze. Ma qui, che è la più grande, più grave, più diffusa, più ampia, diciamo, realizzazione umana nella sua azione diciamo, di tutti i giorni, non si riesce a capire perché nessuno ti spiega e ti fa un corso su questo argomento. Non c'è nessuno, né dai giornali, alla scuola, a chi fa ragioneria o a chi studia economia e commercio, viene insegnato una disciplina matematica che è successiva alla filosofia. È il concetto che è importante da capire, dopodiché il calcolo teorico è facilissimo, è quello, no? Magari più o meno complicato, più o meno lungo, ma è quello. Quindi i commercialisti, per esempio, a proposito di un altro argomento, qui gli argomenti sono enormi per discrostare tutti questi diciamo, orpelli che si sono sovrapposti nel corso dei secoli, anzi dei millenni. E occorre fare una rivisitazione logica di tutto l'insieme, quindi è una vera e pura fase di purificazione che occorrerebbe fare, perché non c'è niente di quello che voi sapete che sia rispondente alla realtà, ma niente. Quindi ecco, il discorso è ampio, per esempio il fatto dell'euro, per entrare nel dettaglio, è di una volgarità assoluta, cioè è stato imposto ai cittadini senza chiedere un'autorizzazione, perché la moneta italiana è la lira ed è garantita da una serie di strumenti, eccetera. Quando è fatta e messa secondo delle condizioni e tralascio le responsabilità, va detto, non l'abbiamo denunciato, anche se a posteriori, è quello che ha compiuto il padre di tutti gli italiani, il signor Pertini. Il signor Pertini nell'85 ha emesso un DPR, un decreto del Presidente della Repubblica, mi pare che era il 385, o 382 dell'85, in cui lui permetteva alle multinazionali bancarie internazionali di entrare ad operare sul mercato italiano quando ancora non era neanche normato, quindi lasciando il Far West a disposizione del sergentaglio armato. Questo per dire quante responsabilità e quante stratificazioni di responsabilità nel corso dei decenni ci sono state nella, diciamo, messa in circolazione di questo veicolo obbrobrioso, osceno, quando invece dovrebbe essere, come è appunto scritto nel libro, ed è il motivo per cui è nata la moneta, un qualcosa di etico, di morale, cioè lo scambio è sulla fiducia. E ancora adesso dicono è sulla fiducia, ma quale fiducia? Della Banca Centrale Europea? Lo scambio sulla fiducia la cambiate. No, vi dico una cosa che è la cosa più importante da sapere per capire cosa ci hanno combinato i nostri cari banchieri. Abbiamo fatto due anni fa, un anno e mezzo fa, grazie a un amico che fa il ricercatore, ma da anni fa il perito del CTU per conto dei cittadini contro le banche, quindi è uno edotto, no? Allora lui ha scoperto una cosa incredibile. È perfettamente. Allora, c'è un processo in corso a Vibo Valentia, quindi non è che è andato così, come si dice, per la tangente. In amore e gloria, insomma, c'è un processo in corso. Noi siamo testimoni, mi dato giudicano, eccetera, persone informate sui fatti, mandiamo continuamente materiale, ci avranno un dossier di oltre 1000 pagine che abbiamo fornito noi, e quindi non è che succede niente, che non succede mai niente, bisogna insistere. Allora, che cosa è successo? Che questo Alessandro Govoni, che è di Govoni,
come i fratelli Colore. Sì, dovrebbe essere un parente. Esatto. Ma non si parla mai, si parla sempre dei cieli. Vabbè, bravo, bravo. Non deve essere un parente. Sappiamo. Allora, che cosa succede? Che Alessandro Govoni, da ricercatore, ha scoperto una cosa incredibile. Avete mai sentito parlare di un certo Angelo Cardarelli e di un certo Giulio Trevisan? Trevisan? Sì, ma il Trevisan c'è una tua migliore. Di quel Giulio Trevisan non ha sentito nominare niente nessuno. Ve lo garantisco io. Sono due avvocati che però non esercitano, ma fanno tutt'altro mestiere. Sono mandati. Dice, mandati... No, io volentieri ce li manderei, però mandato, il termine giuridico è quello che è mandato dal mandatario, no? Cioè, tu vai da un legale e dici, oh, io ho da difendere dei miei interessi e gli dai il mandato, no? E loro poi agiscono sul tuo mandato. Quelli però fanno i mandatari in un ambito molto particolare, cioè hanno un ufficio a Piazza Affari a Milano. E che fanno? Vanno a fare i mandati nei consigli di amministrazione delle multinazionali, in particolare di quelle bancarie, finanziarie. E che cosa hanno fatto? Loro sono stati mandati da 1991 banche, piccole banche straniere, tutte straniere. Queste banche straniere possiedono il pacchetto di maggioranza dell'Unicredit, il quale Unicredit è il detentore del 67% della Banca d'Italia. Secondo voi, se vanno i grillini al potere, Prodi, Bersani, Berlusconi, Di Maio, eccetera, che cosa cambia quando il controllo della Banca d'Italia ce l'hanno questi Angelo Cardarelli e Giulio Trevisan? Vi sembra un paese legale dove due tizi decidono la sorte di 60 milioni di persone a prescindere dal Parlamento, a prescindere da qualunque altro potere costituzionalmente garantito? Vabbè. Se poi caso, seguito dopo, intanto riflettete su questo. In ogni caso ritorniamo al discorso fondamentale che per noi è il più importante. Se non si capisce qual è la differenza che c'è tra la banconota e la moneta, è inutile che si continua a parlare. Ma questo lo dirà poi lui. Perché il problema è quello che dalla banconota, nel momento in cui si sgancia dal valore della moneta, la banconota prende il valore che vuole e il valore che gli danno, non solo. Ma poi, quella che è la cosa più importante e che è la caratteristica fondamentale della Banca Centrale Europea, la Banca Centrale Europea stampa banconote a tutto spiano senza dire a nessuno che quante ne stampa, perché non c'è scritto da nessuna parte, e le vende a un interesse che stabilisce lui. Quindi, una banconota che è creata dal nulla viene venduta agli stati. Quando noi, io sono cose che quante volte l'ho detto facendo vedere qual è la differenza reale tra il debito pubblico reale e il debito pubblico provocato da questi mascalzoni che gestiscono la Banca Centrale Europea, che il debito pubblico della Banca Centrale Europea è inesistente, non è vero, non esiste, è falso, completamente falso, fin tanto che qualcuno, come si fa, no? Il re è nudo, si alza con l'autorità, è sufficiente per dire i soldi che ci chiedete sono falsi, questo è un abuso totale, fin tanto che non c'è questo le cose continueranno così. Però, ripeto, il problema è che la maggioranza della popolazione italiana si renda conto che un conto è la moneta e un conto è la banconota. Chiaro? Un'altra cosa che devo dire, poi leggerò alcune frasi qui che sono molto importanti, quindi non potrebbero dire, ma voi da dove partite, che cosa volete in compenso, eccetera. Come diceva Giacinto Auriti, il valore è quello che viene stabilito da cui accetta lo scambio. Mi spiego meglio. Se io vado da uno e gli do 100 euro, una banconota da 100 euro, in cambio del suo lavoro, e lui l'accetta, è lui che dà il valore di 100, attenzione, è importantissimo, è lui che dà il valore di 100 euro, che poi sono puramente nominali, perché sono obiettivamente fogli di carta, privi di valore, perché la banconota euro è privo di valore, ricordiamocelo bene, non ha numerazione, non ha nemmeno una firma di rappresentanza. Qui nel libro c'è scritto tutto, qual è la differenza da pagare
No, da quello che c'era scritto nella banca, nelle monete di banca italiane prima della trasformazione banca centrale europea, sì, pagabile a vista al portatore. Io mi chiedevo, pagabile che cosa? Perché pagabile? Se io pago per quando ero ragazzino, mi chiedevo sempre, cioè, perché pagabile? Perché la banconota non è un pagamento, era è un titolo, adesso è un titolo di credito. Neanche più un titolo. Quello il vero pagamento è quello che avviene in moneta sonante alla persona che si presenta con quel titolo. Quindi è tutto completamente falso. Ma se noi non capiamo la differenza che c'è tra la banconota e la moneta, a quel punto torniamo sempre al punto di partenza. Ce ne spiega la differenza? La moneta e la banconota. La moneta è l'unità di conto. Oh, e la divisa, ecco, chiamata anche divisa, certo. Mentre la banconota è una nota di banco, cioè è una nota in cui qualcuno scrive questo è un impegno a andare a prelevare da qualche parte qualche cosa, un argento, un valore di qualunque genere, concreto, materiale. Come diceva il professor Auriti, è importantissimo, quando tu hai le monete in oro in tasca, il proprietario della moneta sei tu, perché se il proprietario ce l'ha in tasca, è chiaro, questo è il punto essenziale. Moneta significa proprio moneta. Quando c'è la moneta in oro, in argento, quel che sia, e ce l'hai in tasca. Munus era la conchiglia che ci facevano la lascia fare, lascia stare, perché... Ed era in sé il valore, era una moneta vera. Scusate. La usavano anche gli olandesi fino a 100 anni fa. Non conta niente, è la quantità ponderata. Scusate. Un assegno, che cos'è? Un assegno. Un assegno? Non c'entra niente. Un assegno non c'entra niente. No, ve lo sapete. È un pagamento. È una nota di banco, di impegno alla banca a pagare un terzo. Che non c'entra niente. Non c'entra niente. Però, allora, ripeto. Ripeto, è importantissimo. Non so cosa mai cambiare, non ho mai utilizzato, magari anche dopo c'è questo concetto è importantissimo. Prima finisce lui, poi dopo vi spiego questo concetto è importantissimo ed è stato descritto in maniera brillantissima dal professor Auriti. Proprio con questo concetto. Quando tu hai in tasca 10 lire oro, quelle 10 lire non sono di un'altra persona, sono assolutamente tue, perché tu, volendo, puoi fondere quell'oro e farci quello che vuoi. Viceversa, interrompo un attimo, il signor Pecora, non so se lo ricordate, Teodoro Bontempo e altri, già a partire dal 92, avevano prima una domanda, interpellanze parlamentari al Parlamento italiano per sapere chi emetteva, come emetteva, chi era il proprietario, chi non era il proprietario, eccetera. Poi, quando è subentrato l'euro, sono state fatte ben, anche Marco Filini ne ha fatta una 8-9 anni fa. E lui, come gli altri, hanno fatto una domanda alla Commissione Europea proprio per sapere come e in base a quali parametri era messo l'euro e soprattutto di chi era di proprietà nelle varie fasi. Ha risposto la Banca Centrale Europea attraverso Draghi, il quale ha detto in due diverse occasioni che l'euro è di proprietà e rimane di proprietà della Banca Centrale Europea, cioè noi ce l'abbiamo in prestito, ossia, su cui paghiamo circa il 270% di interesse, complessivamente. Sul foglio di carta, tant'è vero che come diceva il professore Auriti, che è un elemento fondamentale. Ci pagano gli euro che ci danno sono loro. Sì. Appunto, cioè tu puoi avere anche un pacco alto così di banconote nella tua cassaforte e non sono due. Cioè tu è come se avessi preso un qualche cosa in affitto, come la macchina in affitto. Tu ce l'hai parcheggiata sotto casa ma non è tua, la devi riportare quando è il momento e paghi per averla. Allora, ripetiamo, perché questi sono se non si parte da questi concetti non si capisce nemmeno la soluzione proposta. Non si può dire nemmeno la soluzione proposta, quella della moneta alternativa, che ovviamente è sempre riconosciuta a livello internazionale, si chiama cambiale, ma è una moneta alternativa al ricatto che il potere economico finanziario. Allora, la cambiale è un titolo di obbligazione,
che ha una veste giuridica ben precisa, che poi magari vi spiego, ed è anche sul libro. È alla base di questo discorso, perché dice, ma allora tu perché proponi la cambiale? Propongo la cambiale perché di fronte a tante forme di moneta non convenzionale, o alternativa o complementare, no, ma... che ci sono, fammi finire, no? Cioè, che finisce nel mondo, che ci sono nel mondo, la cambiale è quella che si presta maggiormente a un'utilizzazione integrale, come moneta integrale, al vero che contiene non solo la firma, ma la data di scadenza, che è la stessa cosa di una moneta reale, di una banconota reale. Se voi andate a vedere, qui ci sono tutte le fotografie delle banconote pre-euro, si vede perfettamente che c'è scritto 10.000 lire, pagabile a vista, a vista, tu vai con quello e loro ti devono dare i soldi. Quali soldi? L'oro, perché quella è conteggiata in oro o argento, te li devono dare perché poi sotto c'è la firma del direttore generale, del responsabile, non so cos'altro, e del governatore della banca. Sono tre firme. Se voi guardate un euro di oggi, non c'è nessuna firma, c'è uno scarabocchio che dicono essere quello di quel delinquente di Draghi, ma non è vero, perché una firma, attenzione, una firma al di sotto di nulla, che cosa contiene? Non c'è nulla. Oh, attenzione, queste sono cose importantissime, se no non si capisce il meccanismo. Voi guardate, qualcuno di voi c'ha qualche euro di cartaceo qui, basta che lo vedete, c'è in alto a sinistra, siccome sono state poste dei problemi relativamente a questo, allora voi vedete in alto a sinistra c'è una firma. Beh, intanto devi dire che è la firma di Draghi, che non è sotto la firma la di Draghi, bandiera, perché c'è solo una firma, non c'è nessuna giustificazione. Ma non solo. C'è pure un circoletto piccolo, no, quello è un'altra cosa, quella è copyright. No, io vorrei dire, vorrei aggiungere le banconote, c'hanno questo circoletto, io vorrei, cosa garantisce la bandiera? Vorrei scandalizzare, questo è nulla, io vorrei quel foglio di carta è nulla, quel foglio di carta è nulla, te lo vendono per quella cifra semplicemente perché il governo ha dichiarato il professor Aulini, il valore è dato dal fatto che c'è un'altra persona che trascende. Se io vado dal negoziante e gli do quel foglio, il negoziante mi dà una quantità di merce che vale teoricamente, stabilito da quello che ha costruito la merce, 10 euro, il valore gli è dato al fatto che il negoziante l'ha presa in quel momento, se no non ha alcun valore. Se domani alla Banca Centrale Europea dicono le banconote euro non valgono niente, ve la pigliate in saccoccia perché non ve le cambia nessuno. A me dire una cosa. Questa è mezz'ora che la devo dire, sennò poi basta. Allora, forse non nessuno ha mai fatto caso che tutti parlano di bond, ma i bond sapete cosa sono? Sono cambiali. Cambiali con cui si scambiano nei centri di tipo Basilea, per esempio, del BRI, dove le banche mondiali internazionali si scambiano le quantità di valore. Fanno l'interscambio, come, che ne so, il treno, il treno italiano va in Francia, sulle ferrovie francesi, paga un pedaggio, i treni francesi vengono in Italia, quando vengono sulle ferrovie italiane pagano un pedaggio, a fine mese si fa il conguaglio, e a fine mese ti do qualcosa io a te o viceversa tu a me. Quindi ricordiamoci sempre che le banche pagano con cambiali, gli stati quando emettono il botto ICT, quando emettono il botto ICT sono cambiali, avete capito? E allora perché fare le cambiali per le banche, per gli stati e non fare noi, che non paghiamo niente? Però volevo sapere una cosa, dimmi. Diciamo che io ho 200.000 euro in banca, no? In euro nominali, sono nominali, aspetta, cade l'euro, la banca ne ridà 400 milioni, no, o quanto me ridà? No, niente. Le banche regolarmente non pagano mai. Guarda questi qua che hanno fatto le banche di due anni fa, e hanno dato i soldi a qualcuno molto amico del... Cioè, dell'amico. Cade l'euro, io perdo tutto.
certo, come faranno? La banconota non ha valore. Se tu vai, allora ripetiamo, questi sono dei concetti che è importantissimo riuscire a capire nel momento in cui una ferra faccia un piccolo deviazione. Perché cito il professor Auriti? Perché Auriti è stato il vero copritore del meccanismo. Perché c'è andato? Perché era professore di diritto internazionale. Allora, uno che è professore della navigazione. Della navigazione internazionale. Uno che capisce. È molto particolare, il diritto alla navigazione include anche i pagamenti internazionali. Ovviamente. Allora, uno che sì, ma non è tanto la questione di quello, uno che capisce che esiste un diritto dove vige il più forte, perché il diritto navale è dove vige il più forte. L'ho scritto oggi in un intervento che ho fatto, ho parlato di cannoniere. Il diritto navale è quello delle cannoniere, lo era ai tempi del pirata Morgan, lo è oggi, perché oggi se noi andiamo con tre cannoniere finisce tutto il problema dei migranti. Tre cannoniere, tre, capito? Con quattro cannonate il problema dei migranti, di tutti quelli che li trasportano, è finito. Dobbiamo ricordarcelo. Ricordiamo come si è risolto, va ricordato. No, ricordiamo la rivolta del tè, no? Ve la ricordate? Ti participa. Hanno detto che non sbarca più niente nessuno. Alla regina ha detto non ce ne frega niente, il tuo tè te lo bevi te. Noi qui blocchiamo il porto e non scarichi più tè. E basta. Fine del problema. Poi c'è stata la guerra. I pirati nel Mediterraneo. Pompeo, i pirati nel Mediterraneo. Esattamente. Esattamente. Oh, l'altra cosa che voglio dire, e poi concludo questo piccolo intervento, vi voglio leggere tre o quattro frasi di riferimento di questi due libri, è questa, ricordatevi sempre, e questo è il punto essenziale, bisogna avere la memoria, e la memoria è data dalla conoscenza. Cos'è successo quando ci fu un attacco massiccio da parte dei macedoni e degli albanesi all'Italia? Ve lo ricordate? Che arrivavano delle navi piene, strapiene di albanesi. Mi dite che cos'è successo? Se lo ricorda qualcuno? Siamo andati là con forza a portare. Qualcosa. No, arrivava un incrociatore che ne ha buttato giù. Sì. Finita. È affondata. Poverini, sono morti. Gli ha dato una fiancata fatta male. Vergogna. Poverini, ti dispiace. Tutti a piangere. Ti hanno fatto tre. Hanno fatto tre processi, ma poi hanno avuto la medaglia al valore. Allora? Perché? Perché il principio fondamentale è la legge delle cannoniere. Se noi lo facciamo in mare, nel nostro mare, che è il Mediterraneo, è il mare nord, e lo facciamo anche nei confronti dei servi, dei finanzieri, a cominciare da Draghi, perché cioè, basta prendere Draghi e fargli la stira, una volta si diceva facciamo la stira a Draghi. Ricordiamo, c'è calma anche Draghi. Ricordiamo una cosa, che tutti quelli che hanno occupato posti importanti a partire anche da Ciampi, anche più indietro, soprattutto lui, nella Banca d'Italia e poi anche nelle varie università a livello di insegnamenti universitari inerenti alla finanza, e anche moltissimi, la grande parte dei parlamentari importanti degli ultimi 30-40 anni sono tutti stati funzionari della JP Morgan. Tutti. Sì, tutti. Attualmente uguale. Andate a vedere la provenienza, degli ambasciatori degli Stati Uniti nel mondo e vedete se non erano tutti e funzionari di grandi banche. Tutti. Beh, allora dicevo, chi comanda? Il potere finanza. Politico e il potere economico, no, tutti i funzionari criminali, però a cominciare da Macron, che è un funzionario di Rothschild, che è l'uomo di Rothschild, il quale è un criminale assoluto. È un criminale, lo chiamo Macron. Macron è un criminale assoluto perché è quello che ha fatto la fusione tra la Bayer e la Monsanto. Quindi è il peggio avvelenatore della storia del mondo. E per premio l'ha fatto diventare presidente dei francesi. Sì. E i francesi hanno passivamente accettato questo delinquente. Non sono più i francesi della volta. Hai detto, a ripristinare la ghigliottina ci voleva. Hanno sempre avuto una certa qual simpatia per i delinquenti, perché non è stato né primo né l'ultimo. No, no, per carità, lo sappiamo, sappiamo. Allora, alla fine io adesso. Sarkozy, dicevo Sarkozy, faceva parte della mafia corsa, ufficialmente. È stato arrestato, non so se lo sapete, è stato arrestato due volte.
Sì. Adesso stanno i guai da Capardoglio. Esatto, no? La terza volta. È sotto processo con 3 o 4 per essere presidente. Ma proprio cosa lo Stato francese. Un delinquente puro. Come è stato proprio il commercio di cocaina, non è che non siamo proprio a livello no, di assolutamente rispetto ai francesi e agli altri. No, no, noi siamo dei siamo dei santi. Adesso è santo. Quindi perché è andato dal Papa. Ma la scelta del no. Meno un accordo, è un accordo che è sempre esistito tra la il Papa e i grandi usurai. Vabbè, anche la Francia. La Francia in generale. E non solo Avignone, allora, da prima noi l'abbiamo ampiamente documentato nei nostri video, noi abbiamo fatto la storia degli accordi tra i Fugger, i grandi banchieri mitteleuropei, col papato, perché la storia era semplicissima. Il papato faceva... Attenzione, il papato faceva... Ma va oltre, non abbiamo documentato. Arriviamo fino ai Medici, i Medici hanno messo 3-4 i Medici, erano i banchieri. Allora, allora tutti i papi fino a 100 anni fa erano banchieri, tutti, di dinastie di banchieri, quindi non qualcuno sì, qualcuno no. Giovanni IX è diventato papa a 12 anni, a 18 se l'è venduto, a 23 se l'è ricomprato con le armi, a 25 è morto nel letto dell'oste che l'ha trovato che fotteva la se lo faceva con la moglie dell'oste. Allora, il meccanismo per secoli è stato questo. Il papato faceva le indulgenze a pagamento. Il cittadino che voleva avere l'indulgenza chiedeva i soldi in prestito a usura a Fugger. E tutti e due, Papa e Fugger, che poi sono diventati dei principotti tedeschi adesso, da grandi finanzieri ebrei che erano prima, se spartivano giustamente gli introiti, il malocco. Allora, questo è il Papa. La sobirezza, quando ci fu la faccenda delle indulgenze, delle indulgenze, sì. Perché chi veniva a Roma aveva le indulgenze, sì. Però per venire a Roma, costava. E allora, se dici sì, però se tu mi dai un tedesco, sì. Se tu mi metti i soldi qui, è come se tu avessi fatto il viaggio a Roma. Giustamente. E i soldi li dava ai Fugger. Che bravo. E questo è appunto il debito pubblico. I Fugger allora non c'erano, non erano altri. No, no, come? Guarda, nel 1250, no, 1500. Parlo di dare un 1517. Esatto. La lotta per le indulgenze. 1450 e del 1250 a 1300. Poi 50 anni. No, lui stava parlando di Lutero. Il Lutero, sì. Perché è là che viene. È Lutero, esattamente, bravissimo. E questo schifo indignò appunto Martin Lutero. E fu l'origine della grande rivolta luterana. È lì. Poniamo il caso che la moneta possiamo prenderla come simbolo di sovranità di una nazione. Caso, ma questo no? Avviene esclusivamente se la nazione è proprietaria della banca o di qualsiasi altro strumento che emette moneta. Se no non è. Esistono anche le relazioni internazionali. Esistono anche relazioni internazionali e quindi esistono anche delle convenzioni. Mi sembra di capire dal vostro ragionamento che l'anello forte attraverso cui regolamentare in qualche modo queste relazioni è quello delle cambiali. Mi sembra di aver capito che questo è il ragionamento che stiamo facendo. Allora è questo. Ma hai ricordato, allora c'è la convenzione del 9 dicembre del 1930 che aveva coinvolto 41 stati in giro per il mondo. Era una convenzione tra le tante che sono state fatte attorno a seguito della Grande Depressione del 29, no? E da lì poi ovviamente ci sono state tutta una serie di convenzioni internazionali per esempio normare il deposito bancario, per normare i pagamenti internazionali, eccetera, fra cui anche quella delle cambiali, ecco. Che è riconosciuta da 41 paesi in giro per il mondo, Canada, Brasile, India, tutta l'Europa. E non gli Stati Uniti, per fortuna. Meno gli Stati Uniti, brava. Meno gli Stati Uniti, e quelli non firmano mai niente, proprio per avere mani libere e fare come vogliono. Dal loro punto di vista hanno ragione. Ricordiamoci sempre comunque che la Banca d'Italia è stata
statale fino al 1992. Chi ha l'età mia, la situazione l'ha vissuta perfettamente, così come io ho vissuto all'epoca, mi sono messo a giocare in borsa per vedere cosa succedeva, quando appunto ci fu la privatizzazione delle tre BIN, banche di interesse nazionale. La banca del 1926, o mi sbaglio, dico bene. Oh, sì, esattamente. 1926. Quando fu statalizzata, sì, direttamente. La comunità, quindi noi abbiamo vissuto, noi abbiamo vissuto, attenzione, un periodo di progresso economico e di miglioramento economico in Italia, anche e soprattutto perché c'era, oltre a esserci enti come l'IRI e l'ENI e quant'altro, anche perché c'era la banca che era statale, la Banca d'Italia era statale, certo, che stampava moneta a seconda delle direttive stabilite dal Ministero del Tesoro. È vero che il governatore era eletto direttamente e il Ministro del Tesoro dava solo il suo placet, quindi non era eletto. Dava delle direttive di carattere politico in ogni caso. Sì, però diciamo che la cosa importante era che aveva una doppia figura, che era quella privata sotto l'aspetto del controllo delle banche di interesse nazionale, le BIN, e le altre che controllavano già anche allora il pacchetto azionario della Banca d'Italia. Per cui da una parte era privata come gestione, però secondo le regole dettate dal Parlamento e dal Ministero del Tesoro, che diceva questo mi sta bene, questo non mi sta bene, e soprattutto aveva l'obbligo di essere l'acquistatore di ultima istanza fino al 92. Quindi fatti come la Banca Romana, cioè comunque era come avere una mano in tasca da parte di tirare fuori i soldi, in quanto privata, esatto, era come tirare fuori i soldi da una tasca e metterli dentro un'altra. Perché è vero che era privata, è vero che doveva comprare, ma è anche vero che c'aveva il prezzo stabilito anche dal Parlamento e non semplicemente dalle agenzie di rating, come oggi. Dove le agenzie di rating sono completamente basse. In parole d'opera, nessuno di noi in Europa ha la proprietà del proprio Stato. Esatto, assolutamente. Siamo degli apolidi, ma io voglio dire una cosa, ma perché cosa è stata proposta adesso? Il Ministero dell'Economia ha prevenuto qualsiasi discorso sull'euro dicendo che non conviene uscire. Attenzione, che le cose sono molto graduali. Se il Parlamento controllato da loro, stipendiati da loro. Le cose sono molto graduali nelle trasformazioni sociali, basta cominciare a leggere la storia della Rivoluzione Francese e si capisce bene che ci si è arrivati a grande distanza, perché la Rivoluzione Francese è iniziata nel 1756, ricordiamocelo bene. 1756. Allora, la rivoluzione è la questa della Bastiglia del 14 luglio dell'89, ma le premesse sono partite 30 anni prima, in particolare nel 1765, quando è esploso il grande vulcano islandese che ha creato le carestie dei successivi anni, perché praticamente lo smog che era nell'aria non permetteva l'arrivo delle stagioni buone, per cui i raccolti non erano insignificanti, e quindi grandi questa miserie. Islanda. Sì, Islanda. Successe qualche secolo prima con Krakatoa successe la stessa cosa, si abbassò la temperatura su tutta è successo in Italia anche nel 1936. Le miserie è importante come dati nei grandi scrittori francesi. Il crollo dell'agricoltura, per cui noi fummo costretti ad andare in Africa orientale. Sisma? Ma cos'è? 1936. Cioè, cosa è accaduto? Quando sono nato io. Cosa è accaduto? C'è stata una crisi di carattere ambientale, di cui io non so cosa. Il crollo completo della produzione delle derrate agricole. Cereali in particolare. Quando sono nato io. La stessa cosa. Non mi ricordo perché me l'ha detto ovviamente. Nell'antichità l'isola di Santorini. Creta in ginocchio perché non si poteva più coltivare niente. Lei ha fatto uno sconquasso nel Mediterraneo dappertutto. Dappertutto.
Però ci sono delle cose che passano assolutamente inosservate, perché un conto è dire c'è stata una catastrofe, lì dove c'è stata la catastrofe è successo del tutto e del più, e un conto è rendersi conto che ad esempio una delle ragioni fondamentali che ci hanno spinto a accelerare i tempi per la conquista dell'Africa orientale è stata la crisi economico-finanziaria, così come aggiungiamoci un'altra informazione che è sempre importante, la crisi del sud degli Stati Uniti durante la guerra cosiddetta civile, ma in realtà è la guerra di secessione, fu provocata, la crisi soprattutto in Inghilterra, fu provocata dai famosi blocchi fatti dai nordisti, i quali bloccando le esportazioni degli Stati Uniti del sud, bloccarono la esportazione del cotone, determinando la crisi dell'industria manifatturiera che si basava sulla materia prima del cotone inglese e costringendo gli inglesi a conquistare il Sudan, che era l'unico posto dove potevano produrre il cotone, con tutto quello che è venuto di conseguenza, perché la conquista del Sudan ha comportato le guerre contro i Mahdi, contro le rivolte arabe e tutto il resto. Lascia sta ronda viale. No, perché è importante per le punte. Non ci abbiamo tempo. Churchill ha partecipato alla guerra di conquista dell'Africa del Sud. Del Sud. Ma è già avvenuto prima. Siamo nel Novecento. Non basta la registrazione. Allora, io concludo, e qualcuno ci potrebbe dire, ma voi da quale principio partite? Allora io mi leggo semplicemente a due libri. Questo è un libro di un filosofo, Federico Principio Altomonte, che ho avuto il piacere di conoscere negli anni 60, Un annuncio, una dottrina e una interpretazione, e qui c'è un articoletto, Metro di valore, che è molto importante. Noi abbiamo parlato del valore monetario o comunque sia del motore di merci di scambio. Per noi il valore è un'altra cosa, dove, come viene scritto appunto dal professor Principio, la via della libertà è garantita solo se l'uomo nella sua individualità viene considerato un valore, cioè come qualcosa di invalicabile che si rispetta in ogni caso e sempre. Allora è chiaro che noi viviamo in una situazione in cui l'uomo non è considerato un valore. Perché l'unico valore che viene preso in considerazione da chi comanda è il valore esclusivamente monetario. E laddove la moneta, per moneta non si intende la moneta come noi la conosciamo, cioè il soldo, la pietra, il pezzo d'oro o d'argento marchiato con il simbolo imperiale, ma il valore che viene dato oggi è alla banconota, perché chi gestisce la banconota è chi gestisce il valore. Quindi per questa ragione non c'è una considerazione che l'uomo sia un valore, e tutte le forme possibili di rivolta nei confronti di questa situazione sono sempre forme di rivolta per riaffermare il valore dell'uomo. Si tratta allora di stabilire il metro di tale valore, perché gli individui sono limitati da condizioni diverse di partenza, come quelle della genetica del proprio corpo e quelle dell'ambiente culturale di formazione. Allora, quando noi vediamo che ci sono tutti questi movimenti antigenetisti o che vogliono trasformare la genetica, non sono casuali, non sono una speculazione di chirurghi di vario genere, è una proposta operativa tendente ulteriormente a capire il valore dell'uomo come valore, perché l'uomo è un valore nel momento in cui ha la sua individualità, che è anche un'individualità sessuale. Quando tu gliela vuoi cambiare, vuoi portare avanti ulteriormente l'importanza della sovrapposizione della banconota sull'uomo. Nella nostra dottrina, qui sta la spiritualità della nostra posizione, il valore umano di qualsiasi manifestazione è rappresentato dalla presenza contemporanea di tre condizioni: la coscienza del limite e la sua religiosità, la posizione dell'oggetto della propria attività, la posizione dell'oggetto. Se la mia attività è quella di scambiare banconote, io bisogna che sappia esattamente qual è il valore della banconota, perché se io mi metto completamente al servizio della banconota, allora sono io che sono al servizio della banconota e non è la banconota che mi deve servire, anche il valore io la dovessi utilizzare. La compresenza degli altri uomini della comunità,
se io non concepisco l'individuo come con presenza di altri uomini della comunità, è inutile che lo prenda in considerazione. Se manca una sola delle direzioni, l'opera dell'uomo è di nessun valore. Ed ecco perché lo Stato è soprattutto la sede di realizzazione dei valori. Lo Stato. Lo Stato che oggi viene ridotto semplicemente a spargitore di interessi usurari. Dove ti lascio la parola per non c'è stato. Allora. Cercherò di essere breve se mi concedete. E transeunte. Qualche minuto. Vi leggo una cosa. Le altre informazioni che sono state richieste da più parti, le trovate sul libro abbondantemente spiegate. Allora, voglio fare riferimento a un esperimento che è stato condotto in Austria nel 1931, come poi è stato fatto a Guardia Grele qualche anno fa da Aurisi. Allora, la crisi planetaria finanziaria oggi miete ogni giorno che passa vittime. Le società della moneta unica sacrificano sull'altare della finanza mondialista i popoli europei imponendo la legge della demenziale austerità e rigore finanziario, che è l'esatto contrario di quello che servirebbe. I cittadini sono studenti, lavoratori, professori, imprenditori, cassintegrati e manifestano e chiedono lavoro, servizi essenziali, assistenza sanitaria, eccetera, eccetera. Nonostante i politicanti di turno continuino da un decennio ad affermare che si vede in fondo al tunnel la situazione, la luce, la situazione sta sempre più stravolgendo nel tracollo economico i cittadini che perdono la propria casa, lavoro, assistenza, eccetera. E nonostante tutte le misure da macelleria sociale, le regalie dei gioielli di famiglia dello Stato, il debito pubblico monta e lievita sempre più. La stampa di regime, per asservita riverenza ed ottusa ignoranza, tace sui soldi estorti agli italiani e quelli non spesi dalla pubblica amministrazione, poi magari ci torno sopra. La prepotenza del controllo monetario della finanza internazionale sui diritti sociali, come diceva appunto Giorgio, dei cittadini, controlla implacabilmente l'economia, la politica, il territorio e l'informazione e la cultura, al contrario di quello che dovrebbe fare la tutela dei cittadini. Il motivo per cui esiste lo Stato è che esistono leggi, le leggi esistono per difendere i diritti dei cittadini, non per altro. Allora, sembra che non ci sia più speranza, ma attingendo dall'infinito bagaglio delle esperienze passate, di cui abbiamo anche accennato qualcosa, esperienze passate, forse si possono trovare contrapposizioni efficaci a questo dispotico dominio del potere privato sul potere sociale. Basta sapere come fare anche andando a riesumare i parametri originari dimenticati. Ad esempio, durante la Grande Depressione del 29, un piccolo centro del Tirolo austriaco diede vita a un esperimento già teorizzato ed utilizzato da Silvius Gesell. Werg, una cittadina del Tirolo di 4.500 abitanti nel 31, di cui fra i 2.000 adulti 1.500 circa erano disoccupati, aveva problemi causati appunto dalla Grande Depressione come tutti in quel periodo, in particolare la deflazione e la stagnazione. Come ora le aziende fallivano a catena, il denaro era sparito, i tassi di interesse troppo bassi non invogliavano i depositi bancari e l'economia ristagnava, miseria nera, anche il comune era in bancarotta e non ricevendo più imposte e tributi locali non poteva neanche pagare gli impiegati. Ma un certo sindaco, Michael Untergungerberger, nome che significa fra le montagne praticamente, sotto fra le montagne, che era montanaro giustamente, che era stato un sindacalista socialdemocratico e speleologo, speleologo vuol dire. Sì, appunto. E voleva ad ogni costo aiutare i suoi disoccupati, voleva ricreare la circolazione monetaria e mettere dei soldi nei tassi dei suoi cittadini perché poi costoro rinunciassero a pagare le tasse e quindi a creare il circuito. Decide di battere la sua propria moneta, una moneta del tutto sociale, una moneta deperibile. Il sindaco si trovava nella stessa identica situazione in cui sono oggi i sindaci italiani.
e gli amministratori pubblici nei giorni nostri, incapaci di far ripartire l'economia locale ed impossibilitati a garantire servizi. Infatti l'economia che funziona è quella multinazionale, i grandi centri commerciali, IKEA, tutta gente che paga le tasse in Belgio, in Olanda e non qua. Quindi ecco il perché l'Inps non riesce più a fare fronte a tutti i problemi. Non sono i capitali e i beni accumulati nel passato, è l'attuale che non c'ha più riscontro efficace. E quindi il sindaco si trovava nella stessa identica condizione di partire la locale e possibilità di garantire servizi che ogni ente locale è obbligato per legge a erogare. Il sindaco sicuramente era uno informato e di certo ammiratore dell'economista eretico Silvius Gesters, che dicevo prima, che introdusse come metodo di scambio locale per provare a incentivare il lavoro. Per tenerla in corso, chi possedeva una di quelle banconote, mi sa che ho saltato una riga, doveva porre ogni mese un bollo che costava l'1% del valore facciale della moneta. Il taglio da 10 cellini, ma l'emissione comprendeva anche tagli da 1 a 5 cellini, esigeva un bollo mensile di 0,1 cellini. Di fatto quella moneta perdeva ogni anno il 12% del suo valore. Il sindaco la chiamò banconota del lavoro. La montata della nuova emissione era di 32.000 scellini dell'epoca, pari a circa 4.500 dollari dell'epoca. Una cifra ragguardevole per un piccolo paese, e infatti risultò presto in eccesso in proporzione alle necessità di Verl. Il sindaco scongiurò l'inflazione ritirando gradualmente una parte del banconote, lasciando circa un terzo di quella che aveva messo inizialmente, quindi 12.000 scellini. L'emissione era coperta alla pari, una uguale somma di 20 scellini era depositata dal comune nella locale banca di risparmio. In ogni momento, ogni detentore della moneta deperibile, del banconote di lavoro, avrebbe potuto presentare all'incasso e riscuotere scellini, quindi era tranquillo. Tutti gli impiegati del comune, compreso il sindaco, dal luglio del 1932 cominciarono a ricevere metà del loro stipendio in moneta deperibile. Gli operai che lavoravano per il locale comitato di soccorso dei disoccupati, tipo i lavori socialmente utili attuali, che erano impiegati da alcune piccole opere pubbliche, ricevevano invece integralmente il loro salario in banconote di lavoro. Inizialmente i commercianti si rifiutarono di accettare quello strano surrogato di moneta, che per di più perdeva, come in un'inflazione preprogrammata, ogni anno 12% del valore. Ma il sindaco abilmente ruppe il fronte dei commercianti, convincendo alcuni ad accettare la nuova moneta, promettendo agevolazioni a chi lo faceva. Anche i riluttanti alla fine saltarono su quel treno. Presto tutti accettarono senza esitare per il solo fatto che chiunque altro l'accettava. Con due sole eccezioni, l'ufficio postale e la stazione ferroviaria, istituzioni dello Stato che rifiutarono le note di lavoro e continuarono imperterrite a pretendere scellini. La presenza di quella moneta deperibile, che nessuno aveva interesse ad accumulare, quindi a capitalizzare e a togliere dalla circolazione, fece rinascere vivacemente a livello locale la circolazione monetaria e dunque rivitalizzare l'economia. La gente si affrettava a spendere quei soldi e riprese a comprare merci. Uno dei danni terribili dell'inflazione è che ognuno ritarda gli acquisti perché si aspetta che i prezzi calino ulteriormente domani. Con le banconote del lavoro ci fu chi pagò in anticipo le tasse comunali per non dover comprare i bolli dell'1% per un anno, giustamente, quindi aveva risparmiato il 12%, necessario a tenere il valore della moneta. Era dal 1926 che il comune non vedeva tanti introiti. Le tasse arretrate non pagate fino all'introduzione della moneta deperibile ammontavano a 118.000 scellini, ossia al quadruplo dell'emissione delle banconote del lavoro originarie. Nel primo mese della nuova emissione, già 4.542 scellini erano stati pagati. Il comune non solo poté cominciare a far fronte ai suoi creditori, ma presto occupare parte di quei 1.500 disoccupati in opere pubbliche. Furono asfaltate strade per un totale di 6 km, ricordiamoci sempre che era un paesino, migliorate le fornitura, piantate nuovi alberi nelle foreste, eccetera, eccetera. Le opere pubbliche attivate dalla moneta deperibile ammontarono al triplo dell'emissione, 100.000 scellini. Persino la sola banca del paese, filiale della Raiffeisen Bank, ne ebbe un vantaggio. Qui per tutto l'anno precedente l'introduzione della banconota reperibile i prelievi avevano superato i depositi, ma già nell'agosto del 1932, dopo un solo mese di vita della nuova banconota, i depositi bancari tornarono a crescere superando i prelievi di 6.591 scellini.
introducendo un piccolo pezzo di carta garantito dall'istituzione locale che acquisiva valore grazie alla fiducia che ne determinava la circolazione, il sindaco restituì alla comunità l'autonomia dello Stato centrale, dallo Stato centrale, a sua volta direttamente dipendente dal sistema economico internazionale al collasso. Che succede al piccolo paese tirolese? Il microscopico esperimento di moneta del popolo funzionò tanto che alcune città vicine, comprese Innsbruck, cominciarono a prendere in considerazione l'idea. Giornalisti e poi economisti accorsero a visitare quella cittadina tirolese che cominciava a prosperare, unica isola della nella miseria della Grande Depressione. Funzionò troppo bene. Il sindaco Felice raccontò ai giornalisti quanto segue, che il 12% annuo estratto dalla bollatura delle banconote lui l'aveva reinvestito e speso per il bene della popolazione, e che, dato il ritmo della circolazione, ogni mese il comune vedeva tornare le sue casse 20 volte l'ammontare dei primi stipendi pagati con le banconote deperibili, il 2000%. Senza sospettarlo, il sindaco rivelava due segreti della finanza monetaria vietati, tabù, perché queste cose, se si sanno, giustamente si capisce anche. Allora vi dico che noi abbiamo denunciato la Banca d'Italia, la Banca Centrale Europea e le banche commerciali per un'evasione di 900 miliardi di euro l'anno. Però l'abbiamo detto alla Guardia di Finanza e il tenente comunale ci ha detto non possiamo intervenire perché abbiamo ordine di non farlo. Ah, i criminali siamo. Perdonami, c'è parere, poi una fotocopia. Lo stesso, esatto. Te volevo di questo. Aspetta che ho finito. Aspetta che ho finito. Senza sospettare, il sindaco rivelava due segreti della finanza monetaria vietati in tabù. L'enorme profitto che il sistema bancario trae dalla circolazione è quello immenso ed occulto che l'emissione monetaria regala a chi batte la moneta, che sono descritti appunto nel libro che poi eventualmente chi vuole può andare a verificare. Fino a quel momento il governo austriaco non aveva mostrato ostilità verso l'esperimento di Verl. Fu la Banca Nazionale d'Austria, banca privata, che emette lo scillino, la moneta nazionale, a pretendere l'abolizione di quel fastidioso concorrente, quell'innocente rivelatore della frode fondamentale. A forza di legge la moneta deperibile fu bandita dal 1933 come contraria al monopolio accordato alla banca centrale. L'esperimento di Verl fa subito pensare al Simet di Guardia Grele, il paese che grazie al professor Aulidi all'inizio di questo millennio sperimentò la moneta del popolo. È una cosa un po' diversa, ma infatti no, la stessa cosa. No, è un po' diversa. Vabbè, non è, l'insegnamento più importante dell'esperimento di Verl non è tanto quello sulla moneta banconota del lavoro, ma il fatto che una comunità locale, grazie ad un creativo amministratore, abbia ritrovata fiducia in se stessa sviluppando l'energia solidale che è in grado di creare quel valore che la crisi indotta alla finanza internazionale sta distruggendo, sì. Il bene comune, ecco il problema del gender, il problema dell'etnia, il problema dell'immigrazione, serve a scardinare le radici fondamentali su cui è basata la nostra solidarietà sociale. Un pezzo di carta quindi può rimanere tale oppure trasformarsi nel simbolo della fiducia di un patto solidale che dà a tutti la possibilità di adoperarsi per la propria terra, le proprie radici, la propria identità. Era quello che volevo leggere. E adesso quello che ti volevo chiedere. Quello che ti volevo chiedere. Schachter. Che tipologia di sistema ha utilizzato? Cioè, chi? Schachter. Ha fatto qualcosa del genere. Allora, questo è importante. Abbiamo parlato di Greenback. L'altra cosa importante, l'altro esperimento importantissimo, il migliore, quello che è stato giustamente perseguitato maggiormente, è stato l'esperimento del NEFO. Aspetta che... Metal Shaft eccetera eccetera, una parola tedesca quasi impronunciabile, lunga tutta una riga. Si pronuncia staccata e non è davvero difficile. Guarda, aspetta un attimo, ve la trovo, aspetta un attimo. Sì, non fa niente. No, non comunque, importa, va bene. No, vabbè, me la trovo un attimo. Non importa. È questione di un secondo. Comunque. No. Allora si chiama Metallurgische Forschungsgesellschaft. Forschungsgesellschaft, sono tre parole. Sì, però tutta attaccata. Ricerca, sì. Società della ricerca metallurgica. Va bene, va bene. Sì, società, infatti, una SRL. Una SRL
che gestiva qualche miliardo di marchi, una SRL che però serviva di facciata, perché le cose vanno sempre fatte apparire qualcosa che non sono, no? Allora, poi ve ne do una copia a tutti quanti della MEFO. Allora, che succede? Charles Schacht era nipote di un Rothschild, non lo dice mai nessuno. Sì, eh sì. Allora, lui a un certo punto, fra il 18, appena finita la guerra, e il 22-23, era andato a fare il corso di perfezionamento a Londra presso il suo zio, dei Rothschild. Dopodiché, immediatamente è stato nominato governatore della Reich Bank. Non so sa perché. Che strano. Ma guarda te, che meriti che... Oltre a essere ovviamente anche lui nobile, eccetera, no, ci mancherebbe. E però era uno geniale, quindi bisogna dargli atto, insomma, che non era un cretino qualunque, era uno che aveva studiato e aveva. Non è che in economia non c'è niente di geniale veramente, non c'è niente di nuovo, quelli sono i parametri, basta semplicemente applicarli bene. E qui invece stiamo andando verso una dottrina planetaria che dice il contrario di quello che dovrebbe essere. Diciamo la logica, no? Ecco. Insomma, Charles Schacht che cosa ha fatto? Della banca. Ha creato questa società farlocca, ha creato questa SRL che cosa faceva questa SRL? Era un fatturificio, cioè serviva a fatturare, a fare finta, come ce ne sono tante oggi di queste occulte, lui l'ha fatta efficiente, palese, alla vista di tutti. E che cosa ha fatto? Ha dato un capitale di 1 miliardo di marchi ed era di proprietà al 25% della Krupp e di altre 3 aziende tipo la Krupp, grosse aziende. E queste grosse aziende pagavano i loro dipendenti tutti i mesi con queste MEFO, chiamiamolo così. E questi erano cambiali, erano pagherò. E queste cambiali però, siccome erano garantite da Krupp e altri 3, pure la Bayer c'era, e altri 2 non mi viene in mente, che cosa è successo? Che nessuno le andava a depositare in banca, venivano scambiati e giravano come banconote. Per cui praticamente questo ed altri, diciamo, escamotage di questo genere messo in atto da Schacht hanno permesso alla Germania, incredibilmente, in 3 anni di uscire dal 33 al 36, entro in 3 anni c'erano 4 milioni e mezzo di disoccupati, in 3 anni sono riusciti a ridurli a 300.000, 200.000, una cosa del genere. Cioè praticamente il boom economico tedesco della Volkswagen, l'automobile del popolo e tutte le varie cose, le case a tutti quanti, la ricostruzione industriale è vera. E quindi le autobahn, per esempio, no? Le prime autobahn, tranne quella dei laghi, che noi abbiamo fatto 20 km, che loro hanno fatto 1 migliaio di chilometri di autobahn, capito? Questo per dire. Nell'immediato secondo dopoguerra era ancora perfettamente intatto e tutto quanto, quando andavo in autostop per la Germania. E questo per dire, insomma, che avevano messo insieme una serie di strumenti, perché non è stato solo questo, sono stati anche altri, che praticamente hanno permesso alla Germania un boom economico esplosivo. Ma non è che è stata la Germania particolarmente brava, è che se uno gestisce l'emissione di cambiali, di monete, di banconote, quello che volete, in proprio, in circa 10 anni moltiplica per 14.000 il capitale iniziale e la ricchezza che c'è sul territorio. Dati che si desumono da una serie di elementi rintracciati nei siti della Banca d'Italia e così via. Cioè, siamo... Allora, perché noi abbiamo denunciato la Banca d'Italia per l'evasione di 900 miliardi l'anno? Perché sono 900 miliardi che la Banca d'Italia non può dichiarare, quindi non li mette in bilancio.
e quindi devono andare nei paradisi fiscali, come fanno tutte le banche nazionali, non è che fanno niente di particolare. Ecco perché poi hanno inventato i titoli tossici, perché vabbè, qui è troppo complicato, non entriamo nel dettaglio. Però, allora, nel frattempo che preparavamo questo incontro, io ho scritto un altro libro, che avevo già scritto anni fa, 2 anni fa, aspettavo pazientemente che lui mi facesse la prefazione, finalmente la settimana scorsa me l'ha fatta e l'ho pubblicato in CD, in formato CD. Quindi chi vuole queste informazioni che tu chiedi più nel dettaglio, dice tutto, c'è spiegato tutto per filo e per segno, di tutte le operazioni che fanno le banche, come le fanno, perché le fanno, quanto guadagnano, come le guadagnano. La spiegazione attraverso una sequenza di denunce, dove dice tutto chiaro. Chiarissimo. 29 denunce, sono il compendio di 29 denunce, diciamo assemblate, ridotte alla forma di denuncia, ma alla forma di documento, no? di relazione, di analisi o di documenti o comunque di retroscena che conosciamo, eccetera. Quindi assemblati e messi in un insieme organico. E fra cui appunto alla fine l'ultimo capitolo è quello che ho detto io prima. Quello di Angelo Cardarelli e Giulio Trevisani. Quindi, cioè, tutto questo che è scritto è comprovato dal fatto che in 10 anni non ci ha controquerato nessuno della Banca d'Italia e non ci pensano minimamente. No, se no viene fuori. Non ci pensano minimamente. Magari ci fanno fuori, questo è possibilissimo. Un incidente stradale, no? Sì, ma finché tu lo dici a 20 persone, non ti fanno fuori. Tu ricordi a quello. Ho fatto una premessa poco fa, non credo l'abbiate parlato più dei minuti che mi sono assentata. Cioè? Capire esattamente come funziona una cambiale. Allora, adesso ci arrivo. Io non mi interessava. Allora, spiegare esattamente come funziona la cambiale, sono 114 articoli. Di circa un 150 pagine, una sintesi complicato. Ti posso dire, allora, la cambiale è diciamo, definita da 10 parametri essenziali che sono necessari perché abbia valore. Parlo della cambiale, quella bancabile. Allora, dico un'altra cosa, anche su questo hanno mentito. Io ho denunciato il Ministero del Tesoro già nel 2009, perché avevo scoperto questa cosa che adesso vi dico. L'articolo 104, tu forse lo sai, l'ho già parlato una volta che abbiamo fatto una conferenza qua vicino e tu c'eri. L'articolo 104 dice che la cambiale è esente dalla legge sui bolli. Che vuol dire? Non lo so. Vuol dire che non paga bolli. Ma se non è obbligata, tutti l'hanno sempre detto che la cambiale va bollata, perché? Perché se non la bolli non è documento esecutivo immediatamente, perché se non la bolli non cambia niente, devi fare l'azione legale per il recupero del credito, ci metti 10 anni ma prima o poi prendi i soldi. Viceversa, se ci metti il bollo, la legge dice che è documento immediatamente esecutivo, per cui tu vai dal creditore 2 giorni dopo, o me dai l'orologio o me dai i soldi, è chiaro? Però le banche hanno sempre detto che la cambiale va bollata, tant'è che andavi dal tabaccaio a comprarla bollata. Quando andavo io, guarda, ti faccio vedere ancora, allora, quando andavo io a raccogliere un po' di materiale, allora, queste sono le cambiali, se vuoi passarle, le cambiali sociali sono queste. La domanda è la sua comunque, veloce, serve, fai la domanda, serve un sì. No, è sapere se comunque il vincolo c'è sempre con banconote, perché alla fine o devi avere un conto corrente in banca in modo che garantisci che quella cambiale verrà pagata. No, allora la cambiale sociale non deve essere pagata. Come non sono pagate la stragrande maggioranza delle cambiali?
Le cambiali sono fatte per essere rinnovate. Rinnovate con una banconota che circola? No. No. Allora, la banconota non è rinnovata, perché è dura rinnovata. In circolazione 5 anni, 8 anni, 10 anni, finché non va al macero, la ritirano, la cambiano, sostituiscono. Invece la cambiale si può tranquillamente, per legge, tranquillamente rinnovare alla scadenza. O anche prima. La banca, scusa, la Banca d'Italia, scusa, lo Stato italiano paga le cambiali? Le rinnova tutti gli anni, fa nuove emissioni di bot a pagamento e ritiro di quei bot che vanno in scadenza. Hai capito? Sì. Una volta che la cambiale è entrata nel circuito, è da stupidi. È da stupidi, da idioti togliere dalla circolazione, perché è un valore che circola comunque, è come levare del sangue al cammello. Prima, se tu gli devi lasciare il sangue al cammello, ma lo rinnovi può circolare, ad esempio, se io accetto una cambiale, ho venduto una cosa, un oggetto, e con questa cambiale cioè posso usarla come una moneta, nel senso, esatto, un'altra cosa. Se te la prendono, non è esatto, è sempre sulla fiducia, questo è il problema. È sulla fiducia. Ma no, devi creare. Guarda, ti dico una cosa, quello che ha detto il professor. Cominciamo a battere, quando cominceremo a battere i denti ancora di più per la crisi economica, e la crisi, se andiamo avanti così, non passerà, più critica. Ne prendi una. Comunque qualcuno che ha della merce in casa dirà: io la merce, ma mica mangio la merce, ma mangio tutti i giorni il pane o il latte, c'ho un grande pane e latte, e se non vendo il frigorifero, il pane e il latte non me lo posso comprare. Quindi qualcuno che c'ha il frigorifero dentro casa, nel magazzino, da vendere, dice: vabbè, quando 1.000 euro, non c'ho 1.000 euro, ti do una cambiale a 3 anni, a 5 anni, ok, va bene, qualche cosa ci faccio con la cambiale, col frigorifero un po' meno, perché con la cambiale posso scegliere tante possibili potenziali acquisitori, ricevitori. Ma in un momento di difficoltà la cambiale gli si dà poco lavoro, vi è poca fiducia, peggio ancora. Come? Insomma, in un momento di dramma. Ma l'Italia quando siamo in difficoltà, io penso che la cambiale, non so se questo poi va a non la deve pagare, non forse non hai capito. Pagare, non la deve pagare. Allora, no! Allora, no, la cambiale, perché la gente, guarda, vatti a leggere la convenzione di Ginevra del 7 dicembre del 1930, ratificata con il decreto 1699 del 33, e ti vedi esattamente come sono i 114 articoli della convenzione. No, e ti sto dicendo, allora tu sai che la cambiale va a pagare in banca, falso. Falso, la cambiale può essere pagata al mio domicilio, al tuo domicilio, a un terzo domicilio oppure alla banca per comodità. Invece la banca ha fatto diventare importante, essenziale andare in banca, così te prendono il 10% l'anno o il 15% l'anno. Che bravi! Forse l'unico posto dove ha le complicanze penso sia quando uno vuole pagare con una carta di credito. Cioè, hai capito? Non c'è niente di quello che la gente sa che sia vero. Ti ho detto, ci hanno fatto 720 miliardi dal 1933 al 2009, ho fatto il calcolo, 720 miliardi di euro a valore 2009 di bolli che non andavano pagati. Che poi tra le banche non si pagano mai. Ma fanno solo cambiare. Però fanno solo la cambiare. Allora, il BRI esiste per fare di Basilea, esiste solo per fare la compensazione fra banche. Sempre con cambiali. Sì, senza boli. Senti, una cosa però, io ho una cambiale da 1000 euro, voglio fare la spesa a 50 euro. Chi mi dà l'adresso? Allora ci arrivo, mo' arrivo. Allora, la cambiale sociale è una cambiale legale, perché risponde a tutti i requisiti dei 114 articoli, ma non è quella delle banche, non è quella che si conosce, è un'altra cosa. L'avete vista lì? Sì. L'abbiamo presa una. Cioè, esiste questa? No, la stiamo mettendo in piedi adesso. Pensando questa soluzione, ma attualmente non esiste. No. Cioè, la cambiale non esiste. Non esiste. La cambiale esiste, non esiste. Non è in circolazione, non è a regime. Non è in circolazione tra noi, ma tra le banche sì. Ecco, solo a quel livello. No, le banche, le cambiali fra banche, sono le cambiali tradizionali. Allora, ci sono vari tipi di cambiare.
ci sono appunto anche i bot o i CCT che sono anche quelli dei pagherò. C'hanno vari nomi. Ecco, esatto. E il pagherò. Ma c'è il titolo. Allora, no, vi dico anche questo. Prima di entrare sul, diciamo, nel motivo, diciamo, proprio operativo, no? Efficace. Allora, nel 2009, il 2 giugno, se mi ricordo bene, del 2009, la Guardia di Finanza di Chiasso, ascoltate bene queste contorsioni logiche, in un pomeriggio su un treno di frontalieri a Chiasso, gli italiani che andavano a lavorare in Svizzera o viceversa venivano dalla Svizzera a lavorare in Italia, casualmente c'erano due personaggi molto strani. Non è molto casualmente. Vabbè, non interferire, state zitto un attimo. I due giapponesi. Allora, esatto. No, allora, questi signori erano due giapponesi con valigia diplomatica. Guarda caso, arriva la Guardia di Finanza, li becca, li fa vedere che c'è dentro la valigia. Già il fatto che tu guardi la valigia diplomatica, già la cosa è molto strano, no? Sì. E che te trovano dentro sta valigia? 134 miliardi e mezzo di buoni del tesoro americani del 1934. In dollari. In tagli da un miliardo di dollari o da mezzo miliardo di dollari. Questo, uno di questi due signori, era il cognato dell'ex ministro del tesoro giapponese. Allora, di questi ritrovamenti, nel corso degli anni fra il 2009 e il 2016, poi non ho più seguito la cosa, io ho un dossier così per scrivere una serie di romanzi tipo James Bond, no, 32 romanzi di Ian Fleming, scrive un centinaio come minimo, su delle storie incredibili. C'entra il dragone, il dragone cinese, il dragone nero, il dragone giallo, bianco. C'entra di tutto. Tu lo sai qualcosa, no? Allora, nel corso degli anni, solo qui in Italia, sono stati trovati 6.000 miliardi di dollari a Potenza. No, 6.000 miliardi di dollari, sempre in questi buoni del 34. Aspetta, questo è troppo bello. Questo è troppo bello. Allora, ascolta un attimo, non interrompere. Sappiamo tutto dalla luce. Allora, interviene la Guardia di Finanza e sequestra questi 134 miliardi e mezzo di dollari. Immediatamente viene avvertito il comandante della Guardia di Finanza, dice avvertito, lo sapevo tutto, però viene avvertito pure Berlusconi, il quale fa una cosa che poi dopo dico, ma vengono immediatamente chiamati gli esperti americani per vedere se erano veri o falsi questi buoni del tesoro. Allora, lì per lì, i nostri tecnici, quelli italiani, dicono sono verissimi. Arrivano i tecnici e gli esperti americani e dicono no, sono falsi. Perché? Perché se erano veri, la Guardia di Finanza doveva prendere il 38% del sequestro. Andavano alla Guardia di Finanza e il resto andava all'Italia, al governo italiano. E il signor Berlusconi aveva chiamato immediatamente Bush, mi pare che c'era all'epoca, aveva chiamato per telefono Bush e dice: oh, guarda, quel debito che ho con te, ti ricordi quei 60 miliardi di dollari che ti devo dare per il prestito, eccetera? Te li do, i buoni del tesoro me dai la differenza indietro. E Bush ha detto: no, sono falsi. Sono criminali fino a... No, però questi bond vengono trasmessi alla sede della Guardia di Finanza a Roma, dopodiché se ne perdono le tracce. Ma come fanno ad arrivare questi bond in Italia? Allora, a Viterbo, sempre nel 2012-2013, ne trovano 18 miliardi di dollari. A Coso... A Osimo, vicino Macerata, trovano altri 70-80 miliardi di dollari. Vabbè, praticamente sono circa 10.000 miliardi di dollari che girano in giro per l'Italia. Allora, noi abbiamo scoperto una cosa incredibile: siccome noi facciamo le denunce, la gente lo sa, ci telefonano una persona. No,
mi telefonò una persona disperata da Canicattì. Questo signore mi disse: io sono il badante di una vecchia babucca che fra un po' tira le cuoia. E abbiamo fatto il badante io e mia moglie per 20 anni, perché questa non c'aveva famiglia, non c'aveva eredi, non c'era nessuno, e quindi ci ha promesso che ci avrebbe pagato con i capitali che c'aveva in banca. E a sentire lei, era anche effettivamente, c'ha una ventina di conti correnti bancari, più cassette di sicurezza, eccetera. Diciamo, noi siamo andati in banca e lì non c'è niente. Abbiamo fatto le indagini, questo è tutto documentato, c'è una documentazione, non è che parlo per modo di dire. Allora, questi signori avevano fatto una serie di denunce alla Guardia di Finanza, la Guardia di Finanza ha fatto una serie di indagini toste e ha scoperto una cosa incredibile, che però ve lo dico dopo. Vi racconto delle cose che... cioè, vi renderete conto che è vero, che è vero, ma che spiazza completamente tutto lo scenario, la sceneggiata, le sospensioni. Allora, insomma, questo era disperato e mi aveva chiesto aiuto per fare, questo non aveva telefonato, per fare diciamo, tutta una serie di indagini a tappeto su delle documentazioni che loro mi mandavano, che infatti poi me l'hanno mandato, c'è un bel dossier, eccetera. Però ho pensato che era più igienico evitare, perché io ho scoperto che quei capitali che stavano dentro quei conti correnti, e parliamo di, la signora era la figlia di un noto criminale, ma non un noto criminale, uomo di onore, che era migrato. Prima era delinquente in Sicilia, poi era andato negli Stati Uniti, aveva fatto parte della mafia siciliana, ebraico-siciliana, perché le mafie hanno sempre collaborato tra di loro, o comunque lavorato in concorrenza tra di loro. E quindi fra il 32 e il 34 erano successe una serie di cose che non sto a dire, che è troppo lungo, ma prima o poi ci scriverò dei libri, che è veramente una cosa incredibile. Ma questi soldi alla fine erano ritornati in Italia, questo criminale americano aveva portato questi capitali che aveva là in Italia e poi l'aveva lasciati lì, aveva condotto una vita, diciamo, ritirata, era ritirato dal business, no? E lui era criminale, ma c'è qualcuno che è più criminale dei criminali mafiosi? Vediamo se indovinate chi è. L'alta finanza, il presidente dell'Unicredit, diciamo. Il signor Profumo, tramite il direttore di filiale dove era questa banca dove aveva depositato, si è appropriato di qualche decina o centinaio di migliaia di miliardi di dollari di questi buoni CCT bot, e ci ha fatto la scalata per conquistare la Unicredit e poi tutte le altre banche che si è fagocitato negli anni fra il 2003 e il 2010. Ma non pagano mai, ma non schiattano mai. Altro, ma questi bond, come chiami tu, come sono arrivati in Italia in piccoli centri? Perché? Com'è a Macerata? Perché quello abitava lì. Quello abitava lì, era... Sì, ma com'è dall'America del 34 sono arrivati in Italia? Allora, no, un'altra domanda più intelligente che vorrebbe, uno dovrebbe farsi, è com'è che li trovano sempre? Com'è? Uno dopo l'altro. Non rispondo, pensateci bene. Quella è la domanda. Qualcuno che si fa la guerra con qualche domanda. Brava, sì. Sei arrivata subito. Oggi viviamo in una battaglia di una guerra non dichiarata che coinvolge la comunità internazionale in almeno 3 fronti diversi. Uno, quello ebraico, Rothschild, JP Morgan. Sì. L'altra, col papato ed altre cordate tipo Leon, la banca di Milano, Leon, non mi ricordo mai, altro ebreo anche lui, Leon Moses. Ma hai mai sentito parlare della banca Moses? No. È uno dei fondatori della Federal Reserve, ci avrà abbastanza soldi, questo è importante. Mamma mia. Ed è a Roma. Avete mai sentito la banca Moses? No, e ci sta, dove sta? Fisicamente.
Sarà solo sufficiente della su internet non troverete una sola parola. E certo, ma questo sarà dentro barricato. Scusa, è segreto. Allora, dal 1823 il tesoro e tutto l'apparato finanziario del Vaticano è controllato dai Rothschild, che sono i curatori del tesoro di San Pietro. Ma meno male che Gesù di qua, è chiaro la questione. Quindi il terzo fronte è molto definito, è variabile, è qualcosa di aereo, è un aereo solo, è così vago. Sono ebrei. Hai fatto una bella scoperta. Ma se per questo pure Wilson sono ebrei. Wilson? Chi era? Presidente. Prima di guerra, quello lì. Woodrow Wilson. Fasullo, Fasullo sono acquisito nel 1916, prima guerra mondiale. Si chiamava un altro nome. C'erano i nomi tedeschi, perché erano tutti quanti. Era di famiglia ebrea. Erano di Sassonia. Anche Wilson. Tutti quanti. L'altra cosa importante da sapere, la grande democrazia che esporta la democrazia in tutto il mondo, di tutti i presidenti americani che sono una 45 circa, 32 sono parenti tra di loro. Sì, che è una dinastia, la famosa democrazia. Una serie di dinastie nobili imparentate tra di loro, una volta va viene eletto uno, una volta viene eletto l'altro. A proposito di alternanza, non siamo abituati all'alternanza. Non è sempre alternanza. I nomi. Allora, avevamo intenzione di scrivere il libro a quattro mani, con lui già. Avevamo intenzione di scrivere un libro a quattro mani a proposito della compartecipazione, della collaborazione intensa, collusione meglio, fra il papato e alcune particolari dinastie ebraiche. Allora, nel libro c'è anche qualche accenno dove appunto si parla delle concessioni papali agli ebrei per la gestione dell'usura, perché il papato, essendo cristiani, lo dicono, ovviamente non potevano fare usura perché avrebbero peccato mortale. Questo è successo già nel 1991. Attorno al 1950. Però è avvenuto quando c'è stato. Allora, che cosa succedeva? Succedeva che il Papa. La usura fu lasciata agli ebrei. Proibita. Ma c'era anche. L'usura allora era l'azione bancaria tradizionale. Noi pensiamo di scindere quella illegale da quella legale. Era legale. Da te, legale da delinquente, ovviamente, perché l'usura mediamente prendeva attorno cifre percentuali fra il 25 e il 40% l'anno. E quindi avevano questi mandati di concessione che pagavano tutti gli anni, facevano una specie di gara d'appalto e ovviamente dopo essere stati presentati al rabbino capo di Roma che faceva l'intermediario, avevano poi la possibilità di pagando una concessione annuale di 250 pezzi d'argento e compravano come un'attività, una concessione commerciale, una specie di patentino, e quindi loro poi operavano sempre esclusivamente su pegno
Monte dei Venti, Monte dei Vasti di Siena e tutti gli altri sono sempre... Ciao. Ci avevano questa, diciamo, disposizione e operavano spartendosi i diritti, perché è vero che il Papa prendeva, diciamo, la concessione, ma non era solo, cioè qualcuno operava anche spartendo l'usura, probabilmente non tutti, questo ovviamente non è possibile saperlo, però insomma ecco, questa è la situazione. Quindi abbiamo un sistema che è di una, diciamo, una specie di rappresentazione spaziale radiale, cioè dovunque guardi c'è una deviazione dalla concezione ufficiale e dalla diciamo, conoscenza ufficiale delle cose. Orazio, però questi appuntamenti bisogna fare più spesso, non una volta ogni tanto. Non fare, capito, perché bisogna arrivare al libro. Perché se oggi vale a due ore di tante storie, noi ci arriviamo. Ci dici la situazione, poi lo prendiamo appunti e poi rimane tutto così fatto. Vabbè, allora, qui vedo che tutti scapitate, è tardi. Qualche cosa di inconcepibile alle nostre umane e deboli menti. Allora, no, vi voglio dire, dare un lancio di speranza. E cioè, come abbiamo visto, tutto gira attorno alle cambiali. Denominate sotto tantissime denominazioni, facciate eccetera, come anche abbiamo visto Schacht aveva questo metodo che era una cambiale in realtà, e quindi è possibile fare qualcosa legalmente, giuridicamente sostenibile anche in processo penale o civile, e quindi fare quello che è possibile, diciamo, in questo momento in cui c'è scarsità di rappresentazione del valore. Il valore c'è perché le case sono piene di oggetti, i magazzini sono pieni di oggetti, gli autosaloni sono pieni di macchine, non c'è scarsità o carestia, non è quello il problema, è manca la misura del valore. Quindi la cambiale è l'unità di misura del valore dell'altro, come abbiamo anche più volte accennato. Quindi se uno vuole, incominciamo a riflettere su questi argomenti ed è possibile farlo. Fra l'altro, qui, ecco, con me c'ho anche i piani di attuazione, questo è tutto già fatto, già preordinato, già predisposto anche per le aziende. Le aziende si possono far finanziare in questo modo, può sembrare incredibile, ma è possibile. Solo che la gente non crede che dal basso possa nascere il potere, e invece è così. E invece nasce sempre da lì. Perché io sai cos'è? Quando uno dice ti firma una cambiale, ti sei proprio strozzato. Sì. Ma questo è la gente, sono le banche che hanno fatto la dannazio memoria, perché così tu vai in banca a prendere i soldi a strozzo, invece di avere gratis quello che ti spetta. Comunque grazie di tutto perché sei stato di... No, dovete ricordarvi sempre che quando sono stato utilizzato... Dobbiamo fare un seminario, questi hanno fatto continuazione. Sapete niente di cosa è la cambiale. Siamo andati ieri. Potete andare su abbamerania.com e trovare un po' di informazioni. Poi eventualmente lì trovate anche... Aspetta un attimo. Aspettate un attimo. Ma scusa, Orazio, visto che abbiamo Maurizio come amico, perché ci vediamo una o due volte al mese qui dentro e... Cos'è? Alba Mediterranea, sì. Alba Mediterranea, sì. Ah. Sì. Tutto attaccato, pure al carrello della libertà. Al carrello della libertà. E Alba Mediterranea, siamo entrati. C'è il video. È carino, eh? Aspettate un attimo. Tieni, questi sono le tue cambiali. Non trovate degli altri, eh? Allora, dicevo, come prima. Ce l'abbiamo sotto. Ma qui c'è anche il telefonino. L'abbiamo qui. Le mine cambiali. Le mine cambiali. Le abbiamo utilizzate tutti. Anche il telefono. Possibile che nessuno se ne sia reso conto? Invece sono tutti i nostri riferimenti, ci chiamate, noi spieghiamo tutto, qua ci sono tutti i nostri riferimenti in basso, io sono Orazio, c'è il voto. Nel libro ci sono poi tutte le fotografie, tutte le banconote.
Non è una follia, ti ho detto, 900 miliardi di surplus finanziario che non sanno dove sbattere, li devono mettere nella radice fiscale all'anno. E quindi tu dici trasformatevi in 900 miliardi all'anno, va. Puoi fare un'altra economia, una super economia. Ecco perché. Ti spiego una cosa. Allora, le banche, allora, le ricchezze vere, come abbiamo detto, non sono i titoli, le cambiali, le banconote, ma sono le ricchezze vere, cioè l'argento, l'oro, le industrie, le strade, i monumenti. Scusa, c'è tanto. Le banche, quando è che si arricchiscono in maniera spropositata? Quando si appropriano dei vostri beni, cioè voi non pagate il mutuo, la banca dopo 7 mesi ve becca la villetta, la casetta, l'appartamento, quello è il valore vero. Oggi ci sono sotto miglioramento e aste giudiziarie circa 8.000 tra case, magazzini, industrie, case coloniche, terreni, 800.000 per un valore di circa 200 miliardi di euro. Ma poi anche i monumenti magari. Capito? Certo. E questi vanno alle banche. Le banche che cosa fanno? Attenzione, non vendono immediatamente. Ricerchi politici, sì, capitalizzano tutto. Monumenti che hanno questificato lì. Capitalizzano tutto. Capito? Le vengono lì ferme per 10, 20, 30 anni, dopodiché rimettono in circolazione un po' di denaro, la gente ricomincia a lavorare, si ricompra le case, si ricompra le cose e così ciclicamente con un andamento oscillatorio come una sinusoide. Chiaro? Preso tutto. Fatto bene. Quell'altro no, una volta da ragazzo, Paolo Adriano.
Allora io non pagai una cambiale, sì, un ponte, e mi chiamò e mi mandò una lettera proprio qua, dato per dire le cose del... E io gli ho detto praticamente se volevo pagare per le cambiali, l'ho pagata, perché praticamente c'era tutta una cucina, immagino una cambiale. Sopra, no? Ma tanto per dire qual è, però io avrei potuto non pagare, no, quello che no, poteva rivolgersi all'autorità giudiziaria e a quel punto ci prendeva la cucina. Piantava una grossa grana, ma la grossa grana non gliela piantava chi? Io perché qualcosa mi dava anche a me. Sì. Allora, praticamente ci sono state delle dichiarazioni. Io ho voleva far parte la stede dedicata a Mussolini. Sì. Allora, se tu vai a pensare al significato di questa parola, ci sono parole date a caso da persone che stanno al Parlamento. Dietro c'è sempre un interesse economico, usuraio o quant'altro. No, ah, sì, è quello è inneggiante a Mussolini, ma chi se ne frega? C'è una persona politica, il politico vero vede solo al presente, vede solo i soldi. Quando lo dicevo io, no? E lui mette sempre in funzione questi centri, che bisogna interpretare. Se non lo vedete il Colosseo, diciamo, in teoria, si senta nell'ordine di idee. Esatto. Si entra già nell'ordine di idee, di conseguenza di dire che non c'è più un che sia... A che è esattamente il contrario della costruzione del monumento, perché il monumento è esattamente il contrario e siccome mal carrato nel codice di Venezia puoi attingere sempre al simbolo, non si estingue mai, a questo punto è rimosso il fondamento, il soggetto diventa disponibile. Per quale ragione hanno rilanciato il tutto? Ma è stato? Allora, il serate? No, non hanno rilanciato, hanno fatto quella trasmissione anche dove il Colosseo, il Colosseo è stato rilanciato e ha fatto benissimo. Ma sicuramente chi ha investito quei grossi investimenti, quando l'hanno la firma, hanno pagato 3 milioni il gladiatore, due anni fa, hanno pagato 3 milioni sui degradati dei diritti dell'individuo, questa è la soluzione. No, attenzione, attenzione, non faccio distinguere lo Stato liberale dallo Stato liberale, perché noi abbiamo avuto uno Stato